vennero importati. Uno scenario positivo, critico ma carico di speranza, quello che ha lasciato al pubblico saprese il filosofo Aldo Masullo, ospite sabato dell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Oltre Pisacane. 91 anni e una mente ancora aperta, brillante, tesa ad interrogarsi e a comprendere le dinamiche del mondo e del soggetto. Si è presentato così il celebre filosofo campano che davanti al pubblico dell'Auditorium Cesarino ha risposto alle sollecitazioni propostegli da Franco Maldonato. L'avvocato ha messo in evidenza che oggi l'uomo si trova di fronte al fallimento della visione marxista che preconizzava l'implosione del capitalismo e anche davanti alla sconfitta della tesi liberista che credeva nella razionalità del capitalismo in grado di mantenere da solo un equilibrio. Quale dunque lo scenario futuro? Ha chiesto. Masullo ha proposto la sua lettura, non una ricetta, una soluzione, ha voluto precisare, ma una chiave di interpretazione di questa società, della globalizzazione che si amplia e della condizione di ogni singolo individuo, piccolo e insignificante davanti al globale, ma costretto a interrogarsi su questa visuale più vasta di cui è parte. L'intellettuale è sembrato riprendere i temi da lui sviluppati negli anni 60, secondo i quali l'uomo è tale nella comunità, il fondamento dell'uomo, l'essere soggetto, sta nell'intersoggettività, e ha poi ribadito la sua fede nella ragione dell'uomo, che sola può arrivare a dare un freno e a mettere in atto la convivenza pacifica. Un messaggio positivo che il filosofo non aveva mancato di lasciare neppure agli studenti del polo liceale Pisacane che aveva incontrato in mattinata. A loro aveva detto che in Italia la politica non c'è, suscitando scroscianti applausi, e che il mondo è ancora giovane, c'è tanto da fare, richiamandoli alla responsabilità dell'agire. Questo grande protagonista della vita del mezzogiorno aveva sottolineato che la generazione attuale ha di fronte a sé un mondo ancora tutto da costruire, che è in sé un vantaggio e uno svantaggio insieme, e su queste basi aveva sollecitato i giovani a non scoraggiarsi di fronte alla difficoltà del compito, ma ad accogliere questa entusiasmante sfida. La lezione di Masullo ha ridato speranza e grazie all'associazione Oltre Pisacane ha donato una giornata ricca di significati e dall'alto spessore culturale alla cittadina di Sapri.